Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo cose nuove. Oggi devo provare un'altra cosa, chiaramente se c'è questo video alle 14 sembra che è scaduta purtroppo da poco. E qui ho un po' paura perché si è detto che è una cosa piccante che non ho mai provato, chiaramente. E che quindi già qua c'ho anche la bottiglia d'acqua messa accanto, anche se ho poca acqua, ripeto, messa accanto e spero che basta. Perché non so cosa aspettarmi da queste patatine. È un pacco anche piccolo, quindi già c'è da temere che siano estremamente piccanti. Queste di qua le ho prese già, vi dico, con un pacco all'anno quando ve l'ho mostrate. Quindi, se siete fortunati in qualche negozio, supermercato, negozio americano nella vostra città potrebbero esserci. Altrimenti dovete prenderle online. Quelle che ho qua sono le Takis Fuego. Queste di qua. Allora, Takis Fuego, adesso cambia di quadratura, andiamo a vedere il pacchetto in dettaglio perché il pacco è veramente piccolo e qui temo di star male. Ok, ecco, voi direte, vabbè, perché temi tanto? Perché capite bene che manco meno di una settimana fa mi sono ripreso dall'influenza, quindi c'è il rischio che possa avere una ricaduta a causa del piccante. La cosa assurda è che a parte queste di qua che usciranno chiaramente oggi, ma sto registrando il giorno prima, cioè quindi sabato, dovrò provare un altro tipo di Pringles da programmare, pure piccanti, e in più a giorni, visto che adesso piove nel mio comune e fa freddo, devo portare i panini e coincidenza vuole che il primo panino sia pure piccante. Quindi proprio un mix di piccante a non finire, quindi il rischio di avere una ricaduta di salute c'è comunque. Allora, queste sono le Takis Fuego, chili and lime, artificial flavored fried corn snack. Adesso vediamo quanti peperoncini chiaramente hanno. Qui abbiamo peperoncino con il lime, addirittura qua c'è scritto extreme, quindi temo che saranno metterli a fuoco, estremamente piccanti. La scadenza è scritta qua in alto, non si vede bene però mi sa. Però, vabbè, ve la leggo se non si vede bene. Sono scadute l'11 di novembre praticamente di quest'anno. Qua abbiamo il retro del pacchetto e qua abbiamo scritto Face the Intensity Extreme The New Takis Fuego Intense Flavor Roll Into and a Was Home Snack. Qua ci sono i link dei social, Instagram e Twitter. Qua abbiamo i valori nutrizionali e gli ingredienti. Andiamo a leggere per bene gli ingredienti. Spero di farvi vedere bene gli ingredienti. Vediamo quanti peperoncini riesco a comprendere che ci siano. Allora, chili and flour. Quindi chili, ma ci sia il chili quindi. Ma penso che chili intenda il chili. Non ci sono addestivi per l'italiano, peccato, sinceramente. Quindi c'è il chili. Il lime, ma il lime dovrebbe essere comunque piccante che io sappia. Acidity, quindi provocherà quindi acidità, presumibilmente, queste patatine. Spero di non vomitare allora. Ok. Paprika, leggo anche paprika, non so se riesce a leggere. Ecco, paprika, quindi c'è anche la paprika. Cioè, io presumo, addirittura c'è scritto tipo, contiene latte, vabbè, soia. Comunque, diciamo che metterò sicuramente nel titolo due peperoncini perché c'è il chili, preparato quindi con il chili, e in più dovrebbe esserci praticamente la paprika, quindi diciamo due peperoncini. Non c'è qualche peperoncino particolare, quindi non comprendo questa piccantezza estrema. Sicuramente, un po' come le Takis, quelle che vi ho portato, quelle Blue Heat, avranno sicuramente un concentrato molto elevato di chili, immagino. Adesso cambierò inquadratura e l'andiamo a provare. Vi giuro, ho il timore di provarle perché, ripeto, magari rispetto alle Pringles che devo programmare il panino, magari la cosa è più sopportare, ma queste non so come saranno. Cioè, c'è il rischio che se queste veramente saranno estreme e starò male, devo per forza fare una settimana di pausa. Quindi quei video non so quando poi li registrerò, cioè il problema sarà anche quello. Chiaramente non posso rischiare anche la mia salute, ovviamente. Adesso faccio la prova olfattiva. Non ha un bel peggio d'odore, questo è strano. Ecco, ora si sente un pochettino. È sale e piccantezza, già vi dico questo. Ok, come sempre,
dipenderà dalla piccantezza. Anzi, no, dovrò far sempre così. Farò che, come ho fatto sempre, leccherò prima una patata, diciamo un po' la patatina, morderò un pezzettino, poi tutta intera, e poi ne mangerò altre 7, logicamente. Dopodiché darò il mio voto sia di piccantezza che di gusto, come ho fatto sempre. Questa è la patatina, che è molto simile all'immagine. Ok. E adesso, la cosa assurda è che giusto giusto la coscienza ha voluto che queste scadute, insieme a quelle programmate, sia panino, sono capitate giusto nello stesso periodo. Cioè, perché io faccio chiaramente le pause, ma non mi aspettavo che le beccavo tutte nello stesso periodo, cioè negli stessi giorni quasi. Allora, andiamo a provare. Si sente il lime, però leccandola non sento piccante. Vediamo se sale dopo. Nulla. Ho un po' di tensione, vi giuro, perché non so cosa aspettarmi, sinceramente. Attualmente nulla, leccandola nulla, e si sente leggermente il lime leccandola. Sta salendo. Io, come ho detto, cerco di sopportare. L'acqua potrebbe essere anche peggio. Il piccante, diciamo che è salito subito, quasi mordendola. Sensazione, la bocca non tanto, ma qua la gola in fiamme, essendo che l'ho avuta irritata non tanti giorni fa, rischio di irritarla nuovamente adesso. Ok, va bene. Adesso mangio il resto e poi passiamo a 7 patatine. Vediamo come va con il resto ora. La patatina di per sé sembra un nachos comunque. Di per sé, mangiandone una, mi aspettavo di peggio. Inizialmente, quando l'ho morsa, mi è dato molto piccante, ma adesso, mangiando il resto, non ho avuto sensazione peggiore, sinceramente. Quindi deve essere positivo, immagino. Adesso altre 7 e poi darò il mio voto. Mi pare che ne mancano 5 ancora. Visto che non mi fanno qui, dovrebbe essere l'ultima questa, ne mangerò altre due. Ultima. Devo dire, mi aspettavo di peggio. Giuro che è scritto stream, ma aspettavo di peggio. Sono piccanti, sì. Paragonabili magari a quale, alle Pringles più piccanti in assoluto che ho provato fino adesso. Quindi non c'è quella piccantezza esageratissima. Addirittura,
pensavo che potesse essere ai livelli delle Tagus Bluit o anche peggio, ma sono inferiori di piccantezza, cioè le Tagus Bluit sono più piccanti di queste. Quindi, conclusioni, mi aspettavo di più e che quindi deluso, un po' deluso ci sono chiaramente. L'acqua si l'ho aperta inizialmente per bere, non so dove avessi il tappo, ma non ha senso bere sinceramente. Spero di non stare male. Non penso di stare male per le patatine perché, ripeto, non penso che mi provocheranno qualcosa perché non sono proprio piccantissime, come vi dicevo, come le Blue Heat o peggiori, quindi non dovrebbe provocarmi nulla di grave. Forse fuoco nello stomaco durante la giornata, però non penso di avere problemi di andare in bagno, presumo. L'unica cosa è che spero non stare male per quanto riguarda il raffreddore, visto che il rischio c'è di avere ricaduta. Perché, visto che non sono comunque molto piccanti, domani senza problemi dovrei poter registrare praticamente le altre da programmare, patatine Pringles. Almeno o domani o dopodomani, aspetto magari 2 giorni, magari. E allora, queste Takis Fuego, quindi, il mio voto finale è per il gusto, lo trovate buone. Sì, praticamente come sono del tipo dei nachos, perché patatine come le Takis Bluit. Il lime si sente, ma anche il peperoncino è buono, diciamo più che altro forse la paprika. Quindi secondo me per il gusto gli posso tranquillamente dare un bellissimo 10 su 10. Quindi per me per il gusto queste patine meritano il 10 su 10 secondo me. Per la piccantezza invece queste Takis Fuego, ammetto che c'è scritto extreme e mi aspettavo qualcosa di esageratamente alto come le Takis Bluit o anche superiore alle Takis Bluit. Per la piccantezza, mi dispiace dirlo, ma do un 7 su 10, perché mi aspettavo di peggio. Cosa che invece, cioè, addirittura un pacchetto così piccolo, uno si aspettava. Un po' come le Chaz anche, per esempio, le Chaz sono tutte piccanti, molto piccanti, quelle che vi ho portato, quelle con i pacchetti piccoli. Anche da queste mi aspettavo la stessa cosa che purtroppo non è successa. Sicuramente se mai hai, Massimo, qualche italiano che lavora alla Tagus se vede questo video, magari ci lavoreranno e le miglioreranno in futuro, chi lo sa. Quindi, voto finale per queste Tagus Fuego, 10 su 10 per il gusto e 7 su 10 per la piccantezza per me. Se amate il piccante, come sempre queste ve le consiglio, ripeto, se sopportate molto il piccante, potete tranquillamente mangiarle queste. Se non sopportate il piccante o invece piccante, queste chiaramente ve le sconsiglio, chiaramente. Però se amate molto il piccante e sopportate il piccante abbastanza forte, queste le potete comunque mangiare. Vabbè, se questo video vi è piaciuto, mi lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!